Scioperare per tutti i diritti, ma soprattutto per i diritti di tutti. Salute, lavoro, educazione, identità, interruzione di gravidanza, tutela contro la violenza di genere sono solo alcuni dei molti temi che sono stati portati in Piazza dei Martiri a Belluno nella mattinata di venerdì 8 marzo dal movimento Non Una di Meno assieme alla rete degli studenti del Veneto nello sciopero transfemminista. Viviamo in una comunità che a volte si aggrappa alle sue tradizioni con forza. E spesso nelle nostre zone emergono mentalità conservatrici. Le risorse di supporto per le donne e le persone queer nella provincia di Belluno sono molto limitate. Proprio per questo abbiamo portato nel manifesto dello sciopero e oggi in piazza delle proposte concrete da implementare nelle scuole della provincia. Anche alla luce dei recentissimi episodi di femminicidio, il focus della rete Studenti Veneto si è concentrato sul diritto all'affettività, alla sicurezza e alla tutela non solo delle donne, ma di tutte le categorie LGBTQ+. Vogliamo un'educazione sessuale all'affettività e al consenso. E no, signor Ministro, non le vogliamo pomeridiane e facoltative. Devono essere obbligatorie per tutti. Vogliamo uno sportello antiviolenza in tutte le scuole. Dopo l'introduzione di uno sportello psicologico in molte scuole, traguardo importante ma sul quale non si vuole investire, la violenza molto spesso si manifesta all'interno di ambienti scolastici e c'è bisogno che si riconosca questo fatto e si cerchi di cambiarlo. Alla manifestazione ha collaborato e partecipato anche il Comitato Ciao di Belluno, che ha in programma importanti novità. Stiamo organizzando un incontro con una psicologa e psicoterapeuta, Alberta Xodo, di Treviso, per coinvolgere gli studenti, gli adolescenti, anche i genitori e chiunque sia interessato per informarsi, che è molto fondamentale in questa provincia. Il 13 luglio stiamo organizzando il secondo Pride di Belluno, quindi Belluno Pride 2024, e siamo già entusiasti, stiamo già lavorando perché c'è bisogno di scendere di nuovo in piazza.